Ho seguito la finale, è stata diciamo una finale abbastanza emozionante, assolutamente. Però non ho seguito molto perché, come sai, sono stato 2 anni in Olanda, però il calcio italiano l'ho sempre guardato, Serie B, Serie A, sempre seguito anche da lì. La storia del mister, come la storia del club, parla da sola, quindi non c'è bisogno di presentazioni. Ha influito nella mia scelta, questa è una cosa abbastanza scontata. Magari ho affrontato qualche ragazzo in primavera, anche dei più giovani, però a livello di giocatori non li conoscevo personalmente. È un gruppo fantastico, mi sono integrato veramente bene, mi hanno aiutato all'inizio soprattutto e spero di continuare così. Dopo 2 anni in Olanda c'era la voglia di tornare in Italia per confrontarmi, diciamo, con il calcio italiano. Avevo molta voglia, molto desiderio di tornare. L'ho fatto presente alla società, al procuratore e diciamo ho questa grandissima opportunità che devo sfruttare assolutamente. Sono andato lì quando avevo 18 anni, quindi nuova lingua, nuovo paese, nuova cultura. Assolutamente non è facile all'inizio, però l'importante è adattarsi e diciamo che prima lo fai e prima ne trai benefici. Quindi sono molto contento perché ho avuto anche la possibilità di sbagliare e diciamo che adesso mi sento più pronto di prima. Abbiamo avuto ragione insieme all'Inter, insieme alla mia famiglia e anche al mio procuratore, quindi sono contento adesso di essere stato lì perché sono stato a Volendam in una società veramente diciamo, sono stati gentilissimi, mi hanno aiutato, mi hanno fatto crescere, quindi devo ringraziarli assolutamente. Le pressioni sono maggiori qui, però l'importante è lavorare bene, ascoltare tutti i consigli e diciamo, seguire diciamo, tutti i consigli che mi vengono dati e diciamo, dare il massimo in campo. Poi alla fine il lavoro paga sempre. Ho iniziato grazie a mio papà nel mio paese Rocca d'Aspide, è un paese della provincia di Salerno nel Cilento. Grazie a lui ho iniziato, quindi lui diciamo, è stata la prima persona che mi ha allenato anche quando ero piccolino, quindi devo ringraziarlo. Io gli devo tutto per quello che ha fatto per me, perché mi ha fatto iniziare questo splendido sport che diciamo, mi ha fatto crescere sia come giocatore che come persona. Giocatori come così, molto rapidi, veloci, con la palla al piede, mi piace quello stile di giocatore. Poi c'è anche da difendere, quindi un po' diciamo, alternare tutte e due le fasi, questa è la cosa importante. Anche lì in Olanda ho imparato a ricoprire molti più ruoli e questa cosa spero che mi aiuterà anche nel futuro. Alla fine non ho un vero punto di riferimento, ma cerco di prendere il meglio da tutti. La nazionale è sempre un onore, quando indossi la maglia della nazionale è sempre un onore speciale, possiamo dire, perché rappresenti il tuo paese, quindi è una cosa bellissima e importante anche con le prestazioni continuare diciamo, a percorrere questo traguardo, quello di raggiungere una nazionale maggiore. Quando fai gol diciamo, è sempre una bellissima emozione, a prescindere dalle partite. I gol hanno un loro valore, però l'importante in questo momento credo sia lavorare bene, continuare a lavorare, anche caricando un pochino di più e diciamo che con le amichevoli, con le partite, diciamo, riusciremo tutti quanti a trovare la forma ideale. Quando ero piccolo andavo allo stadio, quindi sicuramente per me è un onore e ringrazio assolutamente tutti i tifosi, grandi, piccoli, e li aspetto allo stadio e speriamo di gioire insieme.